25esimo la cooperativa si fa un regalo importante, una nuova sede. Sì, ce l'abbiamo fatta, non abbiamo detto niente fino adesso perché come tutte le trattative è stata complessa e ci siamo impegnati in quest'ultimo anno e mezzo. Abbiamo fatto questa scelta di prendere a questo punto, mettere radici definitivamente in questa parte del nostro comune, quindi di trovare un capannone anche per la logistica vicino a quello precedente che abbiamo già in via Portogallo 2, abbiamo scelto Civico 11, un capannone che avevamo già visto qualche anno fa, che era già vuoto e dopo una trattativa con la proprietà anche per guardare bene gli aspetti tecnici siamo riusciti a concludere, proprio oggi abbiamo fatto il registro dal notaio, quindi da oggi questa è la nostra nuova proprietà che ci permetterà di trasferire la sede sia operativa che gli uffici della cooperativa e questo ci rende fiduciosi anche per il futuro perché quello che ci ha mosso la principale leva è stata anche quella di creare degli ambienti più consoni e più accoglienti per i lavoratori, quindi di rifare tutti gli spogliatoi e la parte operativa che in questo momento sta soffrendo molto più degli uffici, perché è vero che anche in ufficio siamo in certe stanze più di uno, ma lavoriamo in ufficio e abbiamo sacrificato in questi anni, visti i numeri importanti che esprimiamo anche di personale, la parte operativa, gli spogliatoi e le docce e i bagni, e questo ci ha messo in difficoltà perché siamo una cooperativa fatta di lavoratori e bisogna comunque dare le condizioni migliori a tutte quelle persone che vengono a lavorare, quindi abbiamo pensato che un investimento anche di queste dimensioni sia, diciamo, la scelta giusta per tutti i soci lavoratori, soprattutto gli operativi, che possono partire e tornare e avere un posto adeguato alle loro esigenze. Adesso è il momento di programmare i lavori di ristrutturazione. Che tempi ci sono fino a quando verrà occupata? Adesso, come sappiamo, per fortuna il settore edilizio è molto aiutato con tutti i bonus che dà il governo, fra cui il bonus 110%. Che speriamo di poterne usufruire anche noi, chiaramente che ci potrebbe dare un aiuto importante appunto in questa ristrutturazione che sarà importante perché come dicevo prima i lavori non saranno banali perché creare gli spogliatoi per 250 persone chiaramente non è un lavoro semplice ma è un lavoro complesso che avrà comunque anche come impiantistica una parte importante. È chiaro che per come gestiamo noi il nostro picco di lavoro in estate che è molto intenso, diciamo il sogno sarebbe cercare di entrare prima dell'estate del 2022, forse sarà difficile anche perché appunto con i bonus adesso le imprese anche edili sono tutte impegnate in ristrutturazioni importanti, diciamo che ci diamo l'obiettivo di provare a entrare entro l'anno 2022, magari anche dopo l'estate, quindi possiamo però dire che da subito, visto che muoviamo mezzi, tanti mezzi, utilizzeremo da subito il piazzale anche dei prossimi giorni perché comunque riusciamo così a dare più spazio ai mezzi che stiamo usando e anche le attività di scarico della cooperativa che comunque sono attività importanti che avendo più spazio riusciamo a sistemare i mezzi in maniera migliore anche per preservare il loro valore.